Eccoci qui, siamo ritornati con un nuovo episodio di PL Podcast, il secondo episodio di questa nostra nuova rubrica che va praticamente su tutte le piattaforme, Spotify, Apple Music, Google Home, qualsiasi cosa. Ci siamo noi con Pianeta Lecce, parliamo del nostro Lecce, credo che sia l'unico podcast, anzi no, ne sono convinto, questo è l'unico podcast che parla di Lecce. Con me oggi ci sono Alessio e Carlo. Ciao ragazzi, grazie per essere con noi, eh. Ciao, Buon buonasera. pomeriggio. Non possiamo che partire con la notizia di giornata, la notizia delle ultime ore. Già ieri lo sapevamo, però voi utenti del podcast non lo avete appreso durante il podcast, l'avete appreso sul sito. Il Lecce ha preso Hassan Cissé. Intanto, ragazzi, già questa pronuncia è un ottimo punto di partenza. Lo sapevate che si pronuncia così o vi ho detto una novità? Ma io sinceramente Filippo lo sapevo, ma non perché sia dotato di cultura superiore agli altri, e per assonanza a quell'altro giocatore che si è allenato nel Salento e poi è stato preso dall'Atalanta, no? Mi Sì. sembra che si scrivesse anche nello stesso modo. No, un E po' diverso, però quindi... la pronuncia è quella Ah, lì. si scrive... Ah, la pronuncia è quella lì. Tu Alessio, avevi capito Sì, come si ho pronuncia? sentito tutti i giorni che si chiamasse così, quindi anche perché ho letto il nome e francamente già appena l'ho letto la prima curiosità è stata quella di andare a vedere come si pronunciasse il nome. Però Alessio, da un punto di vista calcistico, hai capito, insomma, a prescindere dalla pronuncia di questo giocatore, hai capito più o meno di che stiamo parlando? Assolutamente sì, sono andato a vedere diversi video che erano già presenti sul web e sono contento perché ha un grande senso del gol. Qualcuno dice che avendo giocato in Svizzera può essere un punto di domanda. Per me, in realtà, andare a vedere le caratteristiche del giocatore, per me Corvino ha fatto il colpo. Carlo, ma tu Allora, della posso dire nostalgia una cosa cosa? sì? Gua Sì, ovvio, è chiaro. sì, io guarda, quando soprattutto ho letto l'intervista che ha fatto Marco Marini a Sesa, no? Sì. E sembra che abbia preso la fotocopia di Coda, cioè sembra che ha preso la versione più giovane e di colore a questo punto di Coda, perché e poi è quel giocatore che serve proprio a Baroni, no? Quello che riesce ad abbassarsi, ad aiutare la squadra, ad entrare in profondità in aria, a fare la sponda, abile di testa e ambidestro come Coda, cioè sembra veramente la fotocopia di Coda. Quindi io mi aspettavo, speravo che riuscisse ad arrivare un giocatore così. Ora, sul fatto che abbia giocato in Svizzera, permettetemi di dire una cazzata, perché se uno sa giocare a calcio, sa giocare in Svizzera, sa giocare in Italia, sa giocare in Brasile, sa giocare ovunque. Quindi sta cosa della Svizzera che è un campionato inferiore al nostro, poi abbiamo visto le squadre italiane che fine fanno in Europa, no? Quindi chi l'ha È detto che il come nostro quando Carlo è campionato so... arrivato Hjulmand. Sì, ma guarda, Alessio, di esempi ce ne sono a valanga, cioè in passato e anche attuali, quindi veramente io spero che ci abbia visto bene Corvino, poi le variabili sono tante sull'adattamento di un giocatore al campionato, al paese, al posto, si deve trovare bene nel modulo di gioco, queste sono delle variabili che non sono preventivabili, Secondo me sono credo. decisive quelle che stai dicendo tu, Carlo, perché comunque stiamo parlando di un attaccante che i gol li fa, ha fatto 20 reti l'anno scorso, quindi li sa fare. Poi se riesce a farlo ambientare bene, prende fiducia, il pubblico lo ama, lì riesci a renderlo decisivo, cioè lì riesci a Certo, sbloccarlo. Quindi secondo me da anche quei nel fattori che hai Lecce, detto Filippo, tu non te lo ricorderai, ma c'è un certo Piatti, no? Te lo ricordi, tu. Piatti, Ignazio Filippo, tu? Piatti, Oh, chiaro. quello là, Piatti, no, non se lo ricorda perché è giovane, mica perché è smemorato, Alessio, intendevo dire questo. Quello venne a Lecce con titoloni di giornali perché era veramente un giocatore che faceva la differenza sulla carta, ma nel suo paese magari la faceva. Ma qua non si adattò. Non si adattò, quindi ci sono delle variabili da tenere in considerazione. Però effettivamente Alessio, cioè, ma secondo te sto gap, no? Tra calcio italiano e calcio svizzero c'è Secondo sicuramente, ma me quanto è? c'è, Secondo come non me c'è. c'è, ma non è così tanto influente come dice qualcuno. Ma un'altra cosa Alessio, no? Tutti quanti stanno parlando di Gnonto, no? Magari chi ci ascolta lo sa perché si è informato sui nostri articoli. Lui si giocava in attacco con Gnonto e quello che segnava era Sissé.
cioè era, sì, appunto, era Sissé, cioè lui segnava, però adesso vogliono Gnonto, vogliono pagare milioni, noi abbiamo preso a zero Sissé, sembra un colpo così al tipo del Cesare. Beh, più giovane Gnonto, molto più giovane Filippo, cioè 18 anni, quindi intanto, voglio dire, devi considerare anche questo. Sì, sì, Valesso, vai, vai. Corbino, scusate, il gioco di Corbino è proprio quello, quando è arrivato Coda a Lecce non aveva chissà quali campionati alle spalle, è arrivato a Lecce, ha fatto 2 anni da capocannoniere, stessa cosa Strefezza è esploso quest'anno con il Lecce, cioè secondo me questo è importante, poi tra le varianti anche l'accoglienza della piazza, come ci si trova in città e tutto quanto, e Lecce è una piazza che può mettere veramente a proprio agio giocatori che possono esplodere, come è successo e come sta succedendo in questi anni. Ma poi Carlo, 2 attaccanti abbiamo preso che l'anno scorso hanno segnato 20 reti, cioè insomma la confidenza del gol ce l'hanno. Io, anche se Sissé non dovesse esplodere come esplose in Svizzera, cioè abbiamo Coda, che poi ok, sì, sarà un dubbio inserire la Coda, ma secondo me attaccante che segna 20 reti, no, ci può stare. Sto vedendo, ma assolutamente Juric lo vogliono tutti adesso in Serie A, 2 anni fa in Serie B rispetto a Coda Juric non è nessuno. Guarda Filippo, allora Sissé, no, la scoperta non è che l'ha preso Corbino, ma lo sappiamo che lo seguiva l'Atalanta. Da che cosa lo sappiamo? Lo sappiamo perché se tu vai a leggere i giornali di Bergamo, ci sono notizie fino a qualche giorno fa, anzi le ultime sono di maggio, che si parlava di questo giocatore come il vice Zapata. Quindi voglio dire, è un giocatore attenzionato dalla piazza italiana e anche, a quanto si dice, europea. Se vai a vedere le notizie, anche ci sono notizie di squadre europee che avevano attenzionato questo gioco. Quindi non è l'ultimo arrivato. Ripeto, è un giocatore, che se sa veramente fare gol, come ha fatto in Svizzera, li sa fare anche l'Italia. Non ne farà 20, ma chi gli chiede 20 gol? Io gliene chiedo 10, mi accontenterei di 10 gol. E poi, come dici tu, ci sta Coda, il quale dopo 2 campionati di Serie B ad alti livelli, dove è uscito capocannoniere, merita la chance di giocarsi veramente il posto da titolare in Serie A. Lo merita, è il momento giusto, adesso mai più. Comunque, Alessio, a fin dei conti sono usciti tanti di quei nomi in questi giorni, a 50 di nomi in orbita Lecce. Chi è arrivato? È arrivato Sissé e Brancolini, esatto. Non l'aveva detto nessuno. Questo modus operandi di Corbino è terribile. Esatto, ma sappiamo che Corbino, piuttosto se sta trattando un giocatore ed esce il nome prima del tempo, è capace pure veramente di... Ma... Che poi dice non lo voglio più, e chiude. Ma a me dispiace per voi ragazzi, a me dispiace per voi giornalisti, perché veramente fare il vostro lavoro con Corbino è difficile. Cioè mi dispiace, ma o vi inventate i nomi come stanno facendo tante testate, e si vede che sono inventati, perché uno che ha un minimo di intelligenza capisce quando stai sparando una cazzata, no? Oppure veramente ne dai pochi, perché con Corbino è difficilissimo. È vecchia scuola e quindi di conseguenza questo è. Ma io sono contento così, a me che mi interessa, a me poi basta che alla fine lo porta l'attaccante, che non sia uscito prima, interessa poco sinceramente. Prima di passare agli altri nomi in entrata che ve li avevamo lasciati in sospeso l'altro giorno, ovvero quell'asse Lecce-Juventus, ora la sviluppiamo, vi voglio leggere le dichiarazioni dell'agente di Strefezza, così le commentiamo un po' insieme per capire quel che ne pensate. L'agente di Strefezza ha detto: con il Lecce ha fatto un grande campionato, gol e prestazioni importanti, è giovane, sulla bocca di tutti, il mercato è lungo. Cosa vorrà dire? Ma secondo me semplicemente che qualche trattativa ci può, qualche richiesta può anche arrivare, però per me è molto chiara la linea della società. Sticchi Damiani lo ha detto in maniera inequivocabile e poi lo hanno ripetuto tutti gli altri. Strefezza si muove soltanto dietro una richiesta clamorosa, e questo è... non ha detto importante, ha detto clamorosa. Bravo, secondo te questo è stato clamoroso? Quantifichiamolo. No, non te lo so quantificare. Io, allora, Filippo, io da tifoso mi auguro che questa offerta clamorosa non arrivi mai. Non arrivi mai, perché non arrivi Strefezza, quest'anno. Non arrivi quest'anno, esatto. Strefezza più di Hjulmand è uno che terrei sicuramente in squadra. È quello che io lo blinderei.
E il procuratore sta facendo il suo lavoro, Filippo, sta cercando di mettere sulla piazza il giocatore, dicendo tra le righe che comunque può essere venduto, perché poi lui ci guadagna da un'eventuale cessione del giocatore. Ma io spero che veramente, se dovesse arrivare l'offerta, faccia i conti con Corvino, perché se non abbiamo necessità di vendere, e come ho sentito io da Strefezza, come abbiamo sentito nelle interviste, lui, voglio dire, è contento di stare qua, e questa è una cosa importante, quindi deve veramente arrivare un'offerta clamorosa, altrimenti Strefezza, bello mio, fatti il campionato di Serie A e poi spicca il volo dove vuoi tu, ma fatti almeno quest'anno. E se Alessio Melgason l'hai visto? Ha segnato due reti con l'Islanda a giù di 10 giorni, eh? Sì, e devo dire che effettivamente quella è una scommessa. Cioè, hai visto i gol, Alessio? Hai visto i gol di Helgason? No, non li ho visti, ho sentito. Però devo essere. Cioè, il mio pensiero è che è una scommessa al medio-lungo termine che porterà veramente soddisfazione. Ma tu lo lasceresti qui o lo manderesti in prestito? No, io una possibilità gliela darei in organico. Bah. In organico. Carlo, ti vedo dubbioso, Carlo. No, stavo aspettando che dicesse, non so perché, il contrario, Alessio. Invece, effettivamente, Carlo, la pensiamo sempre diversamente, quindi se l'aspettava. No, sempre no, però mi non so perché. Pensavo che tu dicessi, ma un prestitino in Serie B lo farei. Allora, io e Carlo, no. Due tre cose non andiamo, non siamo d'accordo. Per tutto il resto non ci troviamo per niente. Quindi Carlo, sei d'accordo o no? Io sono d'accordo a dargli una chance qui. È un giocatore che non costa tanto. Non è che ti stai caricando di uno stipendio clamoroso per la Serie A. È un giocatore del quale si vedono i margini di crescita. L'abbiamo visto l'altro anno in Serie B, lo abbiamo visto anche in campo internazionale. E certo deve un attimino maturare, ma il tempo, cioè, non affiderei il centrocampo ad Helgason titolare. Questo ti sto dicendo. Tu tieni tieni Helgason, poi chi fai uscire? Qualcuno deve far uscire, perché qualcuno deve entrare. Chi toglie a centrocampo? Allora Corvino ha detto che ci saranno molti acquisti. Io non so se questa è una butad o dice veramente. Fa, che ci a centrocampo li fa. Tu chi togli? Bjorkengren. Allora, io Hjulman me lo tengo. Blind me lo tengo. Blank me lo tengo. Maier lo do via, assolutamente. Maier lo do via. Bjorkengren. Allora, io lo terrei. Ma penso che Baroni, se non l'ha fatto mai giocare in Serie B, figura in Serie A, ma assolutamente no. Gargiulo è un punto interrogativo, Filippo, perché abbiamo visto che quel giocatore che non ha quei piedi buoni, no? Capace di... Però comunque è quello insostituibile per Baroni, e comunque ha fisicità, ha grinta, diciamo quella cattiveria giusta, quindi magari in Serie A, sai, potrebbe trovare l'ambiente suo adatto, quindi un grande punto interrogativo per me. Perché parliamo di quest'asse Lecce-Juventus, perché si dice, anzi è confermato, che Lecce sta in contatti con la Juventus ha vari giovani interessanti in orbita. Lecce è stato accostato Ranocchia, però adesso si è un po' raffreddata come vista. Restano attuali due nomi con difficoltà differenti. Uno è Frabotta e l'altro è Fagioli. Potete ben capire che quello più difficile è Fagioli, perché insomma Fagioli prenderebbe chiunque in Serie A. Frabotta vorrebbe essere un'opzione concreta. Voi lo conoscete Frabotta? No, so soltanto che ha giocato nel Verona e che non ha avuto una grande stagione per colpa degli infortuni, però secondo me non lo so perché, ma più è impossibile arrivare a Fagioli e più credo che se ci sia una mezza possibilità Corvino la sfrutterà. Che pancherino. Allora, io Filippo Frabotta non lo conosco tantissimo. Anche io ho le notizie di Alessio. L'unica cosa, il tassello che mi manca, e magari mi dovrò informare meglio, ma poi ti informi se ci sono delle possibilità concrete, se no lascio spazio al cervello, non voglio accumulare informazioni che me lo facciano andare in tilt. Cioè, su che ruolo giocava Frabotta nel Verona? Nel Verona giocava un parolone, perché nel Verona ha fatto due presenze. Esatto, due presenze. Quindi lui è un esterno di sinistra, è un attaccante, un'ala. Allora, ha fatto l'esterno di centrocampo, però prettamente difensivo. Quindi se poi lo vuoi collocare in una difesa a 4, è chiaramente un terzino piuttosto che un'ala offensiva. Comunque è un terzino Frabotta, nasce terzino, è un terzino, ha fatto l'esterno.
però è un giocatore che difensivamente sta messo bene, in fase di spinta qualcosa lascia, diciamo così. Io però, ragazzi, io non lo so. Io vi dico, la Juventus poteva essere in emergenza quanto volete, però comunque se uno gioca 15 partite alla Juventus, sì, sì, non le gioca a livello di 5 in Serie A, minuti, sì. Come Olivieri, sì, che sì, giocava sì. 5 minuti e poi usciva. Cioè lui ha giocato con la Juventus, qualcosa ce l'ha. Certo. Vale il discorso cosa, ambientale. Sì, ma io ho un dubbio, oltre al discorso ambientale, con Gallo forse questa coppia non è che mi esalti, nel senso io Frabotta lo prenderei, però poi non metterei come altro Gallo, perché sono comunque due ragazzi. Io Frabotta me lo prenderei, però con un terzino un po' più esperto. Io non so come la pensate voi. A me solo sta è assolutamente un rischio. Un rischio perché è una scommessa eccessiva. Sì. Però non è detto no, siamo, che Corvino lo prende, eh? Visto che io sono d'accordo. Cambia rotta. Magari Corvino cambia rotta perché è uscita la notizia. Sapete com'è Corvino, eh? Sì. Io più che altro adesso, però il discorso Fagioli affrontiamolo, se sei d'accordo. Chiaro. Perché è un giocatore che piace a tutti noi, ma io sono certo, sono straconvinto che a Lecce non verrà mai. Sono pure, straconvinto di questo. Quindi, secondo me, il contrario, Carlo. Sono convinto del vabbè, contrario. Adesso, guarda, io Alessio, io mi auguro che abbia ragione tu, Alessio. Io mi auguro questo. Ma sono convinto che se il Lecce vuole prendere Fagioli e lo vuole prendere scucendo alla Juventus un diritto di riscatto, un acquisto, anche se sta in scadenza, no? Nel 2023. E ho capito, ma tu, il giocatore è buono, Alessio, alla Juventus non la prendi per il naso. Non la prendi per il naso, perché la Juventus è la regina dei giocatori giovani. Ma la Juventus fa parte di quelle squadre che secondo me... Cioè, ti faccio un esempio, te lo ricordi quando, non mi ricordo per quale trattativa, la Roma non riusciva a trovare l'accordo con l'Inter, alla fine, economico, alla fine gli ha detto, sai che c'è, dammi Zaniolo, e gli hanno riso in faccia, gli hanno detto, ah, prenditelo, chi se ne frega, cioè, la Juve è più squadra che va a prendere un giocatore straffermato in Europa, piuttosto che tenersi un Fagioli. Ma questo detto, è diverso, ragazzi, adesso perché piatto... è suo già. Anche Zaniolo era già dell'Inter, eppure allora, gliel'hanno dato. Il problema è che non esiste solo il Lecce nel mondo del calcio. Se ci dovesse essere un'apertura su Fagioli, e non è scontato certo. Che ci sia, anzi secondo me non ci sarà, non è che c'è solo il Lecce, c'è il Sassuolo, c'è la Lazio, c'è la Cremonese, quindi ci sono più criticità in tutta questa trattativa. Intanto devi sperare che la Juventus ti possa aprire ad un qualcosa, e dopo che la Juve ti apre, devi sperare che eventualmente... E le altre se ne disinteressi. Secondo me, ragazzi, l'arma vincente è che gli altri, che tutti sanno che il direttore sportivo del Lecce è Corvino, attenzione, e secondo me il suo peso è... non è indifferente assolutamente rispetto anche al Alessio, quando si tratta di soldi, tu ti puoi chiamare pure Padre Eterno. Se tu non metti i soldi sul banco, non li prendi i giocatori. Puoi mettere qualcosa in più, se te lo prendi a parametro zero, puoi mettere qualcosa in più sul piatto. Ma devi sempre. Io, se mi presento io con i soldi, che sono un perfetto sconosciuto, e si presenta Corvino senza soldi, lo danno a me Fagioli, non lo danno a lui, lo danno a me. Vabbè, ragazzi, stiamo parlando del nulla. Se c'è un'apertura, ve lo diciamo e ne riparliamo un'altra puntata. Intanto abbiamo parlato per il messaggio di Antonello. Il messaggio di Antonello, se la puntata non si chiude mai. Antonello, volevo fare due domande. La prima è, stai velocizzato, non si capisce. Vabbè, ma se Carlo, se tu non lo capisci, io te lo rimetto, però io lo capisco pure normale, velocizzato. No. Dai. Buongiorno ragazzi, sono Antonello, volevo fare due domande. La prima è, chi secondo voi tra i giovani in rosa è quasi sicuro che non troverà spazio in Serie A? E la seconda è, qual è un nome che secondo voi potrebbe essere il portiere che rispecchia il profilo del Lecce, diciamo sulla base dell'ingaggio, esperienza, caratteristiche, eccetera? Un nome che avete in mente voi, insomma, che possa soddisfare tutte. Allora, Antonello, ti ringraziamo per il messaggio. Dobbiamo correre perché siamo in chiusura. Per il nome che secondo noi potrebbe uscire, Carlo ti ha detto Bjorkengren. Io ti dico Bjorkengren e Helgason. Alessio, un nome che esce sicuro? Potrebbe essere Bjorkengren. Ok, dai, dinne un altro. Rodriguez, Alessio. Di Rodriguez, Alessio, dinne un altro.
Rodriguez. Olè. L'ho pensato io. C'è scudo per la porta. Alessio, inventati un portiere. Dimmi pure Buffon. Donnarumma. Perfetto. Non ho assolutamente idea. Non ho idea. Più che altro la verità è che tu sei come Murra e quindi non sai minimamente i giocatori. Ma no, ma te potrei dire Cragno, ti potrei dire Carne Secchi. Ma allora ti devo dire. Allora ti dico un portiere che arriverà da un campionato estero. Dai, a posto. Campionato estero, non italiano. Di esperienza. Chi gioca e quindi di esperienza. Torna Lorieri. Antonello, praticamente non ti abbiamo risposto. La verità è che non lo sappiamo e se lo diciamo magari ce lo copiano, quindi aspetta qualche ora, tanto ormai fra poco inizia il ritiro e lo saprai. Insomma ragazzi, questo PL Podcast, anche la seconda puntata, è terminata. Io ringrazio Alessio e Carlo per essere stati con noi e tutti voi che ci avete ascoltato, dateci i vostri feedback, ci riascoltiamo venerdì, sempre più o meno in questo orario. Ciao a tutti, ciao 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 ciao.